Bene, io direi che possiamo iniziare. Quindi, come sempre, ci sediamo in posizione comoda. Se stare seduti a gambe incrociate non è così comodo, possiamo tranquillamente sederci contro il muro e appoggiare la schiena al muro, anche con le gambe incrociate o, se preferiamo, con le gambe tese. O eventualmente anche sdraiati. L'importante è che la posizione sia davvero comoda. Questo per poter immobilizzare il corpo e rilassare tutta la muscolatura. Quindi ci prendiamo il tempo che ci serve, ci troviamo una posizione e chiudiamo gli occhi. Possiamo mantenere le mani in appoggio sulle gambe o in grembo, come preferiamo. Iniziamo a rilassare il corpo. E poi iniziamo. Percepiamo i piedi, le caviglie, i polpacci, le ginocchia, le cosce e i glutei. Le nostre gambe sono perfettamente immobili, ma riusciamo a percepirle e sentiamo l'appoggio delle nostre gambe a terra. Cerchiamo di rilassarle profondamente. Ed ora prendiamo consapevolezza di tutta la zona del bacino. L'osso sacro, le anche, il bacino, la parte bassa della schiena. E proviamo a rilassarla profondamente. Portiamo ora la nostra percezione alla schiena. Prendiamone consapevolezza. Sentiamo la colonna vertebrale, tutte le fasce muscolari della schiena, dal coccige alle spalle. E proviamo a rilassarla completamente. Ed ora portiamo la nostra consapevolezza all'addome e al torace. Riusciamo a percepire il movimento dell'addome e del torace in accordo col nostro respiro. Ora portiamo la nostra consapevolezza alle braccia. Percepiamo le mani, i polsi, gli avambracci, i gomiti, la parte alta delle braccia e le spalle. Percepiamo le nostre gambe contemporaneamente.
le nostre braccia immobili. E cerchiamo di rilassarle profondamente. E poi portiamo la nostra consapevolezza e la nostra percezione al collo. Percepiamo i muscoli del collo. E proviamo a rilassarli. Infine, la nostra percezione e la nostra consapevolezza vanno alla testa. Riusciamo a percepire tutti i muscoli del cuoio capelluto, del volto. Percepiamo le palpebre e gli occhi all'interno delle palpebre. Percepiamo il nostro naso, la nostra bocca, la lingua all'interno della bocca. E proviamo a rilassare e a distendere tutti i muscoli della testa. Proviamo anche a diventare consapevoli del nostro cervello e lo percepiamo all'interno del cranio e proviamo a rilassarlo profondamente. Percepiamo e siamo consapevoli di tutto il nostro corpo. Contemporaneamente. E rimaniamo per qualche respiro in questa percezione, con questa consapevolezza. Ed ora torniamo a fare un respiro profondo. Espirando, uniamo le mani davanti al cuore nel saluto. Ci prepariamo per il canto del mantra di inizio pratica. Inspiriamo. Espirando, sciogliamo il saluto. Inspirando, riapriamo lentamente gli occhi.
E iniziamo piano piano a sciogliere la posizione e a portarci in piedi. Se abbiamo bisogno, massaggiamo prima un po' le caviglie, un po' le ginocchia. Quando siamo pronti, iniziamo mettendoci in piedi all'inizio del tappetino, con i piedi uniti o paralleli tra di loro a larghezza del bacino. Faremo le sequenze del saluto al sole, con tutte le varianti. Con la prossima inspirazione distendiamo le braccia al cielo, attiviamo i glutei, inarchiamo leggermente la schiena e allunghiamo tutto il corpo verso l'alto. Espirando, ci pieghiamo in avanti, portiamo le mani a terra. Se abbiamo bisogno, pieghiamo le ginocchia e avviciniamo la testa alle ginocchia. Inspirando, facciamo un passo lungo indietro con la gamba destra, distendiamo il piede destro, apriamo bene i palmi delle mani, li portiamo bene a contatto del tappetino. Espirando, sinistra indietro, bacino verso l'alto, cana testa in giù. Inspiriamo nella posizione del cane. Espirando, portiamo a terra le ginocchia, il petto e il torace e il mento, se riusciamo, guardiamo in avanti, posizione degli 8 punti. Inspiro, scivoliamo in avanti, contraiamo i glutei, apriamo le spalle, piedi distesi, posizione del cobra, Bhujangasana. Espiro di nuovo, cane testa in giù. Inspiro, passo lungo con la gamba destra, riportiamo il piede destro tra le mani. Espiro, riuniamo i piedi, avviciniamo la testa alle ginocchia. Inspiro, uniamo le mani, torniamo ad allungarci verso l'alto. Espirando, riportiamo le mani davanti al cuore. E poi di nuovo, inspiro, allungo verso l'alto. Espiro, mi piego in avanti, porto le mani a terra. Inspiro, questa volta sinistra indietro, ginocchio a testa in giù. Inspiriamo mantenendo il cane. Espiriamo scendendo negli 8 punti, ginocchio, torace, mento a terra. Inspiro, apriamo bene il cobra, glutei forti, spalle ben aperte. Espiro, cane testa in giù. Inspiro, passo lungo a sinistra. Espiro, riunisco i piedi, testa alle ginocchia. Inspiro, mani unite, distendo verso l'alto. Espiro, ritorno in posizione iniziale, pranamasana. Ci fermiamo un respiro in ascolto del nostro corpo. Prossima ispirazione, di nuovo allungo verso l'alto. Espiro, chiudo, mi piego in avanti. Inspiro, destra indietro, ginocchio a terra. Solleviamo il busto, mani nel saluto. Espiro, mani a terra, cane testa in giù. Inspiro. Espiro, 8 punti. Inspiro, cobra. Espiro, canna testa in giù. Inspiro, destra, avanti. Espiro, piedi uniti, testa alle ginocchia. Inspiro, mani unite, allungo verso l'alto. Espiro, torno. Inspiro.
Espiro, scendo. Inspiro, sinistro, indietro. Mani nel saluto, il busto che si solleva, il bacino che scende un po'. Espiro, cala la testa in giù. Inspiro. Espiro, 8 punti. Gomiti ben vicino al corpo. Mantengo i gomiti vicini, inspiro, apro, posizione del cobra. Espiro, cala la testa in giù. Inspiro, passo lungo a sinistra. Espiro, piedi uniti. Inspiro, allungo. Espiro, pranamasana. E ancora ci fermiamo con gli occhi chiusi, un respiro in ascolto del corpo. Bene, inspiro allungo, espiro, mani a terra, inspiro, gamba destra indietro, braccio sinistro che rimane verso il pavimento, braccio destro che sale, sguardo la mano destra se mi sento, espiro, mani a terra, calla la testa in giù. Inspiro, espiro, 8 punti. Inspiro, apro. Espiro, chiudo di nuovo, canna testa in giù. Inspiro, piede destro tra le mani. Espiro, riunisco i piedi, chiudo la posizione. Inspiro, mani unite, allungo. Espiro, torno. Lato sinistro, inspiro. Espiro. Inspiro, sinistra indietro, braccio destro verso il basso, braccio sinistro verso l'alto. Espiro, cala testa in giù. Inspiro. Espiro, 8 punti. Inspiro, apro. Espiro, chiudo nel cane, testa in giù. Inspiro, piede sinistro tra le mani. Espiro, riunisco, chiudo la posizione. Inspiro, unisco le mani, riallungo. Espiro, di nuovo pranamasana, occhi chiusi, ci fermiamo, un respiro. Inspiro, allungo. Espiro. Inspiro, destra indietro, mani ai fianchi. Se possiamo, pollici sulla colonna, avviciniamo bene i gomiti, apriamo bene le spalle. Espiro, mani a terra, canna testa in giù. Inspiro. Espiro, scendo, 8 punti. Cobra, inspiro. Cala la testa giù, espiro. Destro avanti, inspiro. Espiro, piedi uniti. Allungo verso l'alto, inspiro.
Ritorno e espiro. Sinistra indietro, mani ai fianchi, apro bene. Espiro, canna testa in giù, destra indietro. Inspiro. Espiro, 8 punti. Inspiro, apriamo nel cobra. Espiro, canna testa in giù. Inspiro, sinistra avanti. Espiro, ritiriamo. Inspiro, allungo verso il cielo. Espiro, torno. Ci fermiamo, un respiro. Ultima sequenza, inspiro, espiro, inspiro, destra e indietro, questa volta distendiamo le braccia al cielo, innalziamo un po' la schiena, espiro, canna testa in giù, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro destra avanti, espiro. Inspiro. Espiro. L'ultimo a sinistra. Inspiro. Espiro. Inspiro. Sinistra indietro, braccia al cielo. Gluteo sinistro attivo. Espiro. Inspiro, apriamo. Avanti. Espiro, piedi uniti. Inspiro, braccia al cielo. Espiro, torno. Chiudiamo gli occhi, ci fermiamo, qualche respiro. Portiamo i pollici a contatto dello sterno, proviamo a percepire il battito del cuore. Lasciamo che piano piano rallenti. Ci prepariamo a sciogliere, a portarci a terra. Inspirando, allunghiamo ancora una volta verso l'alto. Espirando, ancora chiudiamo mani a terra, testa e ginocchia. Questa volta inspirando, manteniamo le mani a terra. Apriamo, portiamo la schiena parallela a terra, lo sguardo in avanti. E poi espirando bene i palmi delle mani a terra con un doppio passo. Ci portiamo nella posizione del bastone alto, scendiamo con controllo, gomiti vicino al corpo, se abbiamo bisogno possiamo già portare le ginocchia al tappetino, piano piano scendiamo e portiamo il torace a terra. Uniamo gli alluci, lasciamo cadere i talloni verso l'esterno, facciamo un cuscinetto con le mani e portiamo una guancia o il mento o la fronte sulle mani in appoggio, in modo da rilassare anche tutta la muscolatura del collo. Ci abbandoniamo completamente al tappetino.
Percepiamo il battito del nostro cuore a contatto con la terra. Sentiamo l'espansione del torace nella sua parte posteriore e lateralmente a ogni inspirazione. E poi il rilassamento ad ogni espirazione. Sentiamo l'appoggio a terra, cerchiamo di rilassarlo profondamente. Lasciamo andare tutte le tensioni fisiche e mentali. Facciamo dei respiri profondi. Bene, ci prepariamo a sciogliere facendo un bel respiro profondo e portando le mani in appoggio sotto le spalle. Distendiamo i piedi, ci prepariamo a spingere forte con le braccia e a risollevarci e a portarci in quadrupedia. Controlliamo di avere le mani ben in linea sotto le spalle, con le dita delle mani ben aperte, le cosce parallele tra di loro, perpendicolari a terra. Bene, ci prepariamo da questa posizione a distendere la gamba sinistra e portarla parallela a terra, piede a martello. Portiamo il peso sulla mano sinistra e proviamo a distendere anche il braccio destro e mantenere lo sguardo a terra. E poi ci allunghiamo come se ci stessero tirando dalla mano destra e dal piede sinistro. Manteniamo ancora un respiro. Espirando andiamo ad agganciare con la mano destra la caviglia sinistra e proviamo ad aprire un po' verso destra, allontanare quanto possiamo il tallone dal gluteo, sollevare un po' il ginocchio e ruotare un po' il bacino verso destra, senza forzare per quanto possiamo. Espiro, sciogliamo lentamente, riportiamo la mano e il ginocchio a terra. Ci fermiamo un istante. Sinistro, sguardo a terra. Respiriamo profondamente. E anche stavolta espiro, aggancio la caviglia destra. Provo ad allontanare il tallone dal gluteo, aprire verso sinistra. Espiro, lentamente torno. Bene, movimento del gatto. Espiro, spingo il bacino avanti, inarco la schiena verso l'alto, avvicino il mento alla gola. Inspiro, il bacino va indietro, la schiena si inarca verso il basso, il mento va in avanti. Espiro, prima il bacino, poi la schiena che sale e in ultimo il mento alla gola. Inspiro, prima il bacino che va indietro, poi la schiena che scende e in ultimo il mento in avanti. Bene, ripetiamo 3 o 4 volte, ognuno segue il proprio ritmo. Cerchiamo un movimento fluido, senza soluzione di continuità, ricordandoci di partire sempre dal bacino e finire col mento. E soprattutto cercando di muovere tutta la colonna vertebrale, dalle vertebre cervicali al coccige. Per chi vuole, quando espiriamo, portiamo le punte dei piedi a terra. Cerchiamo di rilassare tutto il corpo. Sentiamo i punti d'appoggio del nostro corpo sul tappetino.
e in particolare portiamo consapevolezza al punto tra le sopracciglia. Ajna Chakra, il nostro sesto chakra, il terzo occhio. Proviamo a mantenere in quel punto la nostra attenzione, anche se abbiamo gli occhi chiusi, proviamo a portare lo sguardo in quel punto. Senza perdere la percezione del resto del corpo. Bene, quando ci sentiamo lentamente solleviamo la testa, distendiamo le braccia, camminiamo indietro con le mani e risolleviamo il busto. Ci prepariamo per la prossima posizione, la posizione della lepre, Sasanasana. Portando le mani a terra ai lati delle ginocchia. Poi scendiamo con la fronte al tappetino. Se abbiamo bisogno possiamo sollevare un po' i glutei, andare in appoggio sulla fronte. E inspirando lentamente ruotiamo sulla sommità della testa. Distendiamo i piedi. Se ci sentiamo proviamo a intrecciare le dita delle mani dietro la schiena. E poi proviamo a distendere bene le braccia, aprire bene le spalle e portare le braccia verso l'alto, per quanto ci è possibile. Questa volta portiamo la nostra attenzione all'appoggio della testa, nella sua parte sommitale. Proviamo a rimanere 2 o 3 respiri. Chi ha fastidio al collo può sciogliere liberamente e portarsi nella posizione del bambino, tornando a sedersi sui glutei. Chi riesce può mantenere ancora 2 o 3 respiri. E poi lentamente sciogliamo tutti quanti, riportiamo le mani in appoggio sui glutei, sciogliamo l'intreccio delle dita. Riportiamo le mani a terra, ai lati della testa. Uniamo gli alluci e andiamo lentamente a sederci sui talloni. Portiamo le braccia lungo il corpo, spostando un po' le spalle in avanti in modo da portare bene a terra tutto l'avambraccio. E con la testa facciamo qualche volta il movimento come per dire sì e per dire no, alcune volte per sciogliere i muscoli del collo. Poi ci fermiamo, rimaniamo in Balasana per qualche respiro, cercando di rilassare profondamente tutto il collo, le spalle, le braccia. Quando ci sentiamo, molto lentamente con attenzione, mani a terra ai lati delle ginocchia. E inspirando iniziamo a risollevarci. E torniamo ancora una volta a chiudere gli occhi e a fermarci con i glutei in appoggio sui talloni. Percepiamo la sensazione di leggerezza a livello della nostra testa, della parte alta del corpo. Lentamente sciogliamo, riaprendo gli occhi, ci prepariamo a riportarci in piedi e lo faremo in questo modo. Riportiamo le mani a terra, scivoliamo in avanti, portiamo le punte dei piedi a terra ed espirando, cane a testa in giù.
Torniamo a riallungare tutta la parte posteriore del corpo. Con la prossima inspirazione, con un saltino, se ci sentiamo, se no con un doppio passo, riportiamo i piedi tra le mani. Pieghiamo le ginocchia, portiamo il torace in appoggio alle cosce, portiamo le mani ai fianchi. Inspirando, prima raddrizziamo la schiena, poi spingiamo forte sulle gambe. Ci allunghiamo verso l'alto. Ed espirando, sciogliamo portando le braccia lungo il corpo in Samasthiti. Ci portiamo per il lato lungo del tappetino, cercando una posizione a triangolo equilatero, quindi con i piedi più o meno distanti come la lunghezza di una gamba. E espirando, apriamo il piede destro, lo portiamo in linea col tappetino. Chiudiamo leggermente il sinistro. Prossima inspirazione, pieghiamo la gamba destra e controlliamo che la tibia sia perpendicolare a terra. Cerchiamo di mantenere il busto perpendicolare a terra, quindi di non inclinarci verso la gamba destra. Portiamo le braccia parallele a terra e lo sguardo alla mano destra. E siamo nella posizione del guerriero 2, Virabhadrasana 2. Manteniamo un paio di respiri. Controlliamo di non far cadere a terra, verso terra il braccio sinistro. Ci prepariamo a sciogliere e spingiamo forte inspirando sulla gamba destra, la distendiamo. Espirando chiudiamo il piede destro, apriamo il piede sinistro e poi di nuovo inspiro, piego il ginocchio sinistro, controllo la perpendicolarità della tibia. Controllo che il busto non scenda verso il ginocchio sinistro, sguardo alla punta della mano sinistra e controllo che il braccio destro rimanga parallelo a terra. Cerco di rilassare le spalle, allungare e distanziare le mani. E respiro profondamente. Bene, come prima mi preparo a sciogliere spingendo forte sulla gamba sinistra, riporto i piedi paralleli tra di loro e lentamente sciolgo le braccia, rilasso un po' le spalle, chiudo un po' i piedi, rilasso un po' le spalle. Bene, porto i piedi larghezza più o meno 70-80 cm. Torno ad aprire il piede destro, a chiudere il piede sinistro. Questa volta il bacino ruota e il busto ruotano entrambi verso la gamba destra. Torniamo ad intrecciare le dita delle mani dietro la schiena. Apriamo bene le spalle, distendiamo le braccia. Inspiriamo aprendo bene, se possiamo allontaniamo le mani dai glutei. Espirando ci allunghiamo prima in avanti e poi piano piano proviamo ad avvicinare la testa al piede destro. E poi al ginocchio destro. Attiviamo bene gli alluci per aiutarci con l'equilibrio. Portiamo le braccia distese verso l'alto quanto possiamo. Apriamo bene le spalle. Ci prepariamo a sciogliere. Inspiro, spingo forte sulla gamba destra, rilasso le braccia, porto le mani a contatto con i glutei, espirando ruotiamo a sinistra, quindi il piede destro si chiude, il piede sinistro si apre. Controlliamo di allinearci bene sulla gamba sinistra, come prima. Inspiro, apriamo e distendiamo le braccia. Espirando ci allunghiamo in avanti e poi proviamo a scendere verso il ginocchio sinistro. Portiamo le braccia verso l'alto quanto ci è possibile, senza forzare, alluci attivi. Lasciamo che ogni espirazione il busto si avvicini un po' alla gamba sinistra.
E ci prepariamo a sciogliere. Inspiro, spingiamo forte sul piede sinistro. Espiro, rilasso le spalle. Ritorno in centro. Sciolgo l'intreccio delle dita. Ci portiamo con i piedi paralleli, larghezza del bacino poco più. Rilassiamo completamente le braccia. Iniziamo a fare delle rotazioni col busto, lasciando che le braccia rilassate si avvolgano intorno al corpo. Piano piano, senza forzare, proviamo a ampliare un po' il movimento, andando a guardare bene dietro di noi, e poi lentamente, poco per volta, ritorniamo. Bene, portiamo il peso sulla gamba sinistra, la mano sinistra al fianco, inspirando, agganciamo il ginocchio destro, proviamo a portarlo un po' verso l'alto. Cerchiamo di aprire bene le spalle, agganciamo con lo sguardo un punto davanti a noi, per aiutarci con l'equilibrio, e respiriamo. Ed espirando riportiamo il piede destro a terra. Se abbiamo bisogno facciamo qualche passettino sul posto, ci prepariamo a ripetere dall'altra parte, mano destra al fianco, peso sul piede destro. Quando siamo pronti, inspiro, agganciamo il ginocchio sinistro, apriamo le spalle, agganciamo con lo sguardo un punto per aiutarci con l'equilibrio. Respiriamo. Ci prepariamo a sciogliere, espiro, sciogliamo. Torniamo all'inizio del tappetino per portarci a terra. Piedi uniti, braccia lungo il corpo, spalle ben aperte. Inspiro, distendo le braccia al cielo. Espiro, mani a terra. Inspiro, porto lo sguardo all'orizzonte, schiena piatta, gambe distese. Espiro, porto tutto il palmo delle mani a terra, piego le ginocchia, se mi sento con un saltino, se no con un doppio passo, ci portiamo nella posizione del bastone alto. Portiamo a terra il ginocchio sinistro e andiamo a portare il peso verso il tallone sinistro, come se volessimo portare il tallone sinistro a terra, quindi andiamo ad allungare tutta la muscolatura del polpaccio destro. Sciolgo a destra, espiro, ginocchio a terra, distendo a sinistra, gamba tesa, cerchiamo di scendere un po'. E sciogliamo anche da questa parte. Portiamo i glutei a terra. Torniamo a sederci in una posizione comoda, quindi vi ricordo che se preferite potete utilizzare tranquillamente il numero. E ci prepariamo per il pranayama. Ripetiamo il pranayama della volta scorsa, che si componeva di tre movimenti respiratori: l'inspirazione, una apnea con i polmoni pieni, l'espirazione. Quindi immaginiamo, come abbiamo fatto lo scorso venerdì, mentre respiriamo, di disegnare i tre lati di un quadrato. Quindi inspiro, apnea pieno. Espiro, inspiro, apnea pieno, espiro. Quindi cerchiamo di far durare questi tre movimenti respiratori per lo stesso tempo, aiutandoci proprio mentalmente, visualizzando i lati di questo
i tre lati di questo quadrato che piano piano si formano, cercando appunto di farli durare per lo stesso tempo. Prima di iniziare, ci fermiamo ancora qualche istante per sistemare bene la posizione, trovare il nostro equilibrio per poter rilassare tutti i muscoli. Controlliamo alcuni punti chiave, le spalle, i muscoli della fronte che siano distesi. E poi cerchiamo di respirare naturalmente. E andiamo ad osservare il nostro respiro spontaneo. Quando ci sentiamo, possiamo iniziare a praticare il pranayama. Mentre pratichiamo, cerchiamo di rimanere con la mente alla pratica. Quindi cerchiamo di respirare in modo controllato, consapevole e non automatico. Cerchiamo di non seguire i pensieri che si affacciano alla nostra mente. Quando ci sentiamo, torniamo al nostro respiro naturale e all'osservazione del nostro respiro spontaneo. Ed ora lentamente sciogliamo la posizione sistemiamo bene la posizione. Torniamo
Facciamo un respiro profondo e abbandoniamo il nostro corpo rilassato a terra. Torniamo a percepire tutto il nostro corpo contemporaneamente, dai piedi alla sommità della testa. Sentiamo come piano piano, ad ogni respiro, i muscoli si distendono, le articolazioni si rilassano. E la nostra mente si calma. Ad ogni respiro, piano piano, tutto il nostro corpo si rilassa sempre più profondamente. Le punte dei piedi cadono verso l'esterno. Le spalle si aprono, la muscolatura della schiena si rilassa, le muscoli del viso si distendono. Se ci sentiamo, proviamo ad accennare con le labbra un leggero sorriso. E rimaniamo semplicemente nel presente. Il corpo rilassato, la mente tranquilla. Lasciamo fluire liberamente il nostro respiro. Lasciamo scorrere l'energia creata con la pratica in tutto il nostro corpo. Quando ci sentiamo, molto lentamente, partendo dall'estremità verso il centro, iniziamo a riattivare i nostri muscoli e le nostre articolazioni, con dei piccoli movimenti, piano piano iniziamo a risvegliare tutto il nostro corpo. E poi piano piano iniziamo ad allungarci, a stiracchiarci. Se abbiamo bisogno, portiamo le ginocchia al petto, sbadigliamo.
Cerchiamo di accogliere liberamente tutte le manifestazioni del nostro corpo. Se vogliamo, rimaniamo ancora qualche istante girati sul nostro fianco preferito. Diamo tempo al nostro corpo di risvegliarsi gradualmente e con dolcezza. Quando siamo pronti, ricordandoci sempre di girarci prima su un fianco, ci risolleviamo e ci riportiamo in posizione seduta. E ci prepariamo a chiudere la pratica cantando il mantra di fine pratica. Uniamo le mani davanti al cuore, possiamo inclinare leggermente la testa verso le mani come forma di ringraziamento nei confronti del nostro corpo e poi inspiriamo. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti e grazie a tutti. Grazie, vi ringrazio per avermi fatto compagnia in modo virtuale, vi auguro una buona serata, vi rimando alla prossima video pratica venerdì prossimo.